Amici sportivi, buon pomeriggio da Monte Urano, 17ª giornata del campionato di promozione Marche Girone B. Si affrontano quest'oggi la formazione padrona di casa, il Monte Urano Campiglione e l'HR Maceratese. Sfida che è molto molto importante per entrambe le formazioni in chiave playoff, con i biancorossi reduci dal doppio pareggio interno per 2-2 contro l'Azzurra Colli e l'Aurora Treia. Dall'altra parte la formazione di casa allenata da mister Nello Viti, che è lì a ridosso appunto della zona playoff con tutta l'intenzione di fare lo sgambetto ai biancorossi e magari di ripetere la prestazione superlativa dell'andata conclusasi con la clamorosa vittoria per 5-2 dei fermani in quelle dell'Elvia Recina. Sto Moriconi allarga il gioco sulla destra per Agostinelli, Agostinelli va a cercare il fondo, cerca il cross, c'è una deviazione in qualche modo. Isidori recupera la posizione al centro della porta, arriva poi Adami per il traversone, palla che passa, il colpo di testa, la traversa clamorosa per la formazione di casa, colpo di testa che era stato di Arcolai che ha incocciato l'incrocio dei pali, dunque prima vera palla gol del match per il Monte Urano Campiglione. È ospitante. Va Ridolfi, il pallone spiove. Isidori non si fa sorprendere, conclusione centrale da parte di Ridolfi. Tutto pronto per l'inizio della ripresa qui da Monte Urano, si riparte dallo 0-0 maturato nel corso del primo tempo tra Monte Urano Campiglione ed HR Maceratese. Se non andiamo errati al posto di Milanesi, anzi faremo tanta attenzione, qui un intervento ancora una volta abbastanza dubbio al limite dell'area con Bracalenti che è stato probabilmente trattenuto alle spalle. Tana in qualche modo la minaccia la difesa, ma è di nuovo Monte Urano Campiglione con l'inserimento di Moretti, si fa vedere e riceve Bracalente sulla sinistra, il tentativo di dribbling riuscito su Argalia, Bracalente verso il fondo, mantiene ancora il possesso di palla, finisce a terra e c'è calcio di rigore, calcio di rigore per il Monte Urano Campiglione, azione personale insistita qui di Bracalente che è andato a saltare con irrisoria facilità Argalia, contrastato poi in maniera energica da Arcolai. Parte Ulivello con il destro, la conclusione, spiazzato, tomba e vantaggio per il Monte Urano Campiglione. Al minuto 55 Ulivello sblocca la partita. Ridolfi, controllo di Ridolfi che si gira, Guing lo insegue. Intervento ancora una volta in netto ritardo di Guing, giudicato regolare anche questo, ma qualche lacuna sul piano dell'organizzazione quest'oggi si è vista tutta nel secondo tempo. Ancora Bracalente qui, mette un bel pallone in aria, il colpo di testa, il miracolo di Tomba che evita il raddoppio del Monte Urano Campiglione, bellissimo qui là, il colpo di testa in girata di Moretti e grande risposta di Tomba. Confronto, attacca adesso il Monte Urano Campiglione con Mangiola, pallone deviato in area, attenzione il sinistro, arriva il raddoppio proprio con Mangiola, si chiude qui la partita, si chiude qui il confronto, 2-0 per il Monte Urano Campiglione. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, si chiude dunque 2-0 nella ripresa al minuto 55, il gol di Matteo Ulivello su calcio di rigore, il raddoppio di Simone Mangiola al 90esimo. Pomeriggio amaro, amarissimo per i colori biancorossi. Da parte nostra è davvero tutto qui da Monte Urano, nel ringraziare per il prezioso contributo tecnico Enrico Maria Scattolini e per la realizzazione tecnica, foto Sisi Dori, le foto di Milo. È davvero tutto da Monte Urano, appuntamenti anche al prossime gare dell'HR Maceratese. Mister Moriconi, una sconfitta ma soprattutto una prestazione decisamente deludente quest'oggi per l'HR Maceratese, squadra che secondo il mio punto di vista ha un po' peccato soprattutto in fase di costruzione della manovra, dove non si è praticamente quasi mai riusciti a mettere in movimento le tre punte, troppi lanci in profondità. Qual è la tua disanima, per il tuo esame insomma, per questa sconfitta? Ma noi abbiamo giocato sottotono, è evidente, però
Non mi pare che il problema sia lì, il problema è che davanti non abbiamo mai impensierito gli avversari, quindi tutto qui. Monturano ha tenuto meglio il campo, ci ha impensierito sulle fasce e noi non riuscivamo mai a scalare, però poi dopo se io dico che non posso dire altre cose perché sennò trovo le scuse, quindi è meglio che lascio perdere, no? Cioè a Macerata non si può trovare nessuna scusa, quando Civitanova gli ha squalificato 7 dirigenti per un arbitraggio laggiù e buttano per aria tutto. Noi non potevamo di niente perché se io dico qualcosa, siccome io sono un somaro, allora non posso trovare le scuse. Quindi la partita l'abbiamo persa meritatamente, punto. Le assenze sicuramente hanno influito, soprattutto nel secondo tempo è venuto a mancare anche Severoni che era un po' l'organizzatore del gioco e quello che sembrava avere il cambio di passo giusto in avanti. È mancato soprattutto il fronte offensivo dove la difesa di casa ha sovrastato sul piano fisico gli attaccanti e magari ecco, è mancato proprio quest'ultimo fraseggio in avanti per impensierire la difesa. Beh, noi ci manca anche Mongello, non ce lo scordiamo, sono 2 partite che giochiamo senza Mongello, quindi... Però è una scusa questa, però quando non si riesce a fare un'azione pericolosa bisogna mettere la coda fra le gambe, e tornare a casa, fare mea culpa e ripartire. E, ripeto, se ci sono dei problemi, io col Presidente sono sempre in contatto, quello che succede succede. Oggi è stata una prestazione non all'altezza. Poi, se dobbiamo dire... altre cose è meglio che non le diciamo perché non si può dire, perché sennò gli altri le dicono e noi non lo possiamo dire perché siamo condannati a vincere senza rimarcare nessun episodio, nessuna cosa. Posto. Mister Nello Viti, vittoria di prestigio quest'oggi, vittoria meritatissima della tua squadra, un primo tempo con... piuttosto bloccato, con poche occasioni da ambo le parti, siete stati poi bravissimi però ad imporre il vostro ritmo e a capitalizzare le occasioni avute senza concedere nulla ad una squadra comunque tecnicamente molto valida come questa HR Maceratese. Sì, la Maceratese è una squadra forte, sapevamo che comunque era una partita difficile, complicata, però anche e soprattutto noi abbiamo fatto, questa è la terza partita in 6 giorni, temevamo molto questo tipo di problema. Invece la squadra ha retto bene e abbiamo fatto forse la miglior partita dell'anno. Mi sembra che abbiamo dominato e la Maceratese non ha fatto penso che un tiro in porta. 2 partite, 6 punti e 7 gol fatti contro la Maceratese. Davvero siete la bestia nera dei biancorossi, ma a questo punto si alza un po' l'asticella anche per la tua squadra per quanto riguarda gli obiettivi. Ma io dicevo adesso ai ragazzi dentro, dico un mese fa eravamo penultimi in classifica e stavamo nello spogliatoio a piangere, adesso siamo tutti a festeggiare. Dobbiamo stare tranquilli, che il campionato è ancora lunghissimo, 13 partite sono tante, già domenica andiamo a Porto San Giorgio che è una partita molto complicata, ne sono convinto. Secondo me il livello è talmente equilibrato quest'anno il campionato che bisogna stare attenti e concentrati tutte le partite, se no si rischia figuraccia.